Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui perché andremo a preparare insieme il calendario dell'avvento che ho creato per il mio fidanzato. Lei di questa idea su Instagram e siete rimaste veramente tutte entusiaste e mi ha detto: preparalo insieme a noi, facci vedere cosa hai scelto, così puoi darci anche uno spunto per preparare i calendari dell'avvento personalizzati per i nostri fidanzati. Vi stavo pubblicando questo video tempo prima e di conseguenza appunto siete ancora in tempo. Ho preso tutte le cose sul sito di Shein, magari vi lascio giù tutti i codici delle cose che ho preso e vi ricordo come sempre che il mio codice sconto è CUSEIMARTINA per avere il 15% di sconto senza spesa minima su tutto il sito, valido su tutte le categorie. Secondo me veramente sono stata bravissima, quindi andiamo a impacchettare tutto quanto. Ho preso anche i sacchettini, anche se sono piccolini e tante cose sono belle voluminose, quindi non so come farò di preciso. E appunto qui dentro ci sono tutti dei sacchettini, vedete, di Natale con i disegni di questa volpe sull'albero, anche questi qui con Babbo Natale con scritto Merry Christmas. E abbiamo dei bollini che non basteranno, quindi adesso vado a prendere un pennarello e anche dello scotch per chiudere i sacchettini e scrivere i numeri. Io e il mio fidanzato abbiamo questa tradizione, darci i regali di Natale il 20 dicembre. Giustamente potresti dirmi perché il 20 dicembre e non il 25? Il nostro anniversario è il 20 dicembre, quindi noi ci diamo i regali il giorno del nostro anniversario. Quindi il 20 dicembre non metterò sorprese. E un'altra cosa che voglio dire è che non ci sono 25 regali, cioè nel senso non so come mai mi sono dimenticata di prendere alcune sorprese, quindi mancheranno delle cose. Ora vi faccio vedere tutto quanto e poi contiamo quanti sono e decidiamo dove collocare tutto quanto. Posso neanche riempirle con i cioccolatini, perché sia io che mia fidanzata abbiamo iniziato la dieta ormai e non possiamo mangiare cioccolata. L'unica cosa che io ho preso al supermercato è la cioccolata al 70%, perché per la dieta può mangiarne un pezzettino ogni tanto e quindi per riempire il buchino di un giorno appunto mancante gli metterò questa qui. Peso, questo qui che vi giuro è una figata, che praticamente va a sterilizzare gli occhiali. È troppo bella questa cosa, cioè praticamente si apre, si mette l'acqua, si preme il pulsante, questo va attaccato, questo alle pile, tra l'altro anche le ventose sotto per farlo attaccare bene al tavolo, e va a sterilizzare gli occhiali, le chiavi. Cioè mi sembrava veramente un'idea troppo carina, veramente potete fare su Shein un calendario dell'avvento per il vostro fidanzato e spendere poco, facendo comunque delle, cioè prendendo comunque delle cose super originali, che si possono mettere pennelli, utensili come ad esempio un tagliaunghie, occhiali, orecchini, troppo troppo utile. Poi questa qui vorrei mettere verso la fine perché è troppo bella, che ho scritto I love my girlfriend, cioè io amo la mia fidanzata. Cioè questa era proprio una cosa che per forza quando l'ho vista dovevo prenderla, c'era anche la maglietta, però questa è felpata, calda, d'inverno è più bella, non penso avrei il coraggio di metterla per uscire conoscendolo, però anche per stare in casa. E questa voglio metterla verso la fine perché comunque è un bel regalino. Poi ho preso i patch per il contorno occhi. Sergio piace tanto mettere i patch, non li compra, sappiamo come sono i ragazzi che queste cose non le comprano mai, quindi glieli ho presi io perché quando viene a casa glieli metto sempre, dico sempre che ha le occhiaie perché lui lavora fino a tardi la sera perché fa il DJ, quindi gli saranno sicuramente utili. Poi ho preso questo qui che è troppo ma troppo carino, dovete sapere che lui soffre tantissimo il caldo e quindi appunto io ho preso questo qui che è, cioè guardate dentro cosa c'è, guardate che cute dentro alla tigre, praticamente si mette l'acqua non so dove, si accende anche la luce LED e praticamente l'acqua fuoriesce tramite questo forellino e viene vaporizzata appunto sul viso in maniera ultra delicata, non andando a bagnare, però ad rinfrescare. C'è anche il cavetto perché questo deve essere caricato e appunto all'interno c'è il cavo. Poi io ho preso questo qui che è un profumatore per l'auto, vedete, blu con questo liquidino. Poi io ho preso, secondo me veramente mi sono superata, sono stata proprio brava. Io ho preso questo qui per l'Apple Watch perché il primo regalo che io gli feci è stato l'Apple Watch e lui lo usa tanto, devo dire la verità. E quindi appunto io ho voluto prendere questo qui che è un coprischermo per l'Apple Watch e quindi appunto lo va a proteggere. Dentro c'è anche la salviettina per pulire l'Apple Watch prima di applicare appunto la cover protettiva per lo schermo. Ho preso una cover per il telefono, guardate che carina questa qui, che
che è tipo morbidina con questa faccina rebelle, quindi mi faceva molto simpatia. E poi datemi un voto per tutte queste cose che ho preso, se sono stata brava, se non sono stata brava secondo voi. Vedo l'ora che sia il 1° dicembre per dargli tutte queste cose, perché cioè, le ho ordinate ormai da tempo e avevo questo scatolone in giro per casa e non vedevo l'ora di dargli tutte queste cose. Poi ho preso una chiavetta USB perché il mio ragazzo suona la chitarra e quindi mi sembrava troppo carina, oltre che utile per il suo lavoro da DJ. Ho preso questo, che anche questo è troppo carino, che è appunto un come si chiama? Un portacarte che si attacca appunto al telefono magneticamente, tipo quelli lì insomma della Apple, e carino. Così in similpelle, secondo me gli sarà molto utile, anche perché lui mi disse che sfizioso questo cosino, eh? Zac, gliel'ho preso io. Poi ho preso un copri AirTag, perché io gli regalai all'onomastico l'anno scorso l'AirTag e quindi non ce l'ha il porta AirTag, e gliel'ho preso io. Blu, elettrico. Fino ad ora siamo a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sorpresina numero 12, però come detto dobbiamo ancora impacchettarlo, quindi non è detto che questo qua sarà il numero 12, è un portacavo per l'Apple Watch. Praticamente si fa passare il cavo al di sotto di questo pezzettino di silicone, poi si va ad attaccare qui la piastrina, diciamo, e poi si attacca l'Apple Watch, quindi è un portacavo da Apple Watch. È più comodo caricarlo qui sopra. Sempre per l'Apple Watch ho preso questo qui, che è un cinturino blu, perché lui ha quello lì nero della Nike, che appunto io gli presi, e io l'ho voluto prendere anche blu perché secondo me è molto molto carino, e quindi era un regalo insomma intelligente. Poi ho preso questo, che è un mini massaggiatore per il collo. Praticamente si attacca questo pezzettino qui dietro al collo e al di sopra si va ad attaccare, vedete ci sono anche i due bottoncini, questa piastrina qui che si accende e fa vibrare queste due alette, diciamo, e quindi fa il massaggio. Dato che lui soffre, c'è anche il cavo all'interno, e dato che lui soffre tanto di cervicale, ho pensato che insomma fosse un regalo carino e azzeccato, e soprattutto comodo perché è talmente piccolo che lo puoi portare anche in giro. Questo qui, che è una cazzatina troppo carina, però praticamente questo è un copri cambio per auto, cioè qui dentro va il cambio, ok? Quindi immaginate che la mia mano sia il cambio, e questa è una felpa per il cambio dell'auto. Non la metterà mai conoscendolo, però era troppo carina per lasciarla lì. Poi ho preso un portapassaporto blu perché, boh, lo trovo carino. Poi io ce l'ho fucsia, identico, e quindi così l'abbiamo matchato. Altro cinturino per l'Apple Watch, questa volta nero, fatto diciamo come una catena, ecco. Io ce l'ho uguale argento per il mio, e vedete, è fatto così, vedete, come se fosse una sorta di catena e si attacca all'Apple Watch. Mi piace molto di più questo qui rispetto a quello in silicone, cioè proprio io lo trovo più comodo, infatti ho questo qui sul mio Apple Watch color argento. A lui so che l'argento forse non piace tanto, quindi meglio nero. Poi ho preso un tatuaggio finto, e voi giustamente potreste dirmi: ma che sorpresa è questa cosa? Perché io voglio troppo che lui si faccia un tatuaggio sotto il braccio, perché lui comunque è alto 2 metri, secondo me gli starebbe proprio bene, ma a lui proprio non piace l'idea, quindi gli farò attaccare questo stencil sul braccio e secondo me starà benissimo e cambierà idea. Poi ho preso questo qui, sempre inerente alla sua passione per la chitarra, che è un porta plettri, e tra l'altro dentro ce ne sono anche 3, uno giallo, uno verde e uno bianco, e appunto c'è il porta plettri, e secondo me un'idea anche questa carina e originale. Ho preso una cintura nera perché in realtà spero di aver azzeccato la taglia, non ne ho proprio idea perché io di cinture non è che me ne intenda chissà quanto, però la trovo carina, nera così con questo materiale, vedete, fatto così, e qui davanti è in similpelle per mettere una cosa un po' più carina dentro, meno cazzatina, ma una cosa effettivamente seria. Sono un po' dubbiosa per la taglia perché, ripeto, non me ne intendo di taglie, soprattutto per quanto riguarda il comprare cinture online. Io le ho sempre comprate dal vivo, quindi non mi so proprio regolare, poi figuriamoci su una fisicità che non è la mia. Poi numero 21 abbiamo questo qui. Ah, questo qui si attacca al muro, vedete, c'è anche la
questo qui che è l'adesivino, e si mette il joystick dentro. Cioè, ma troppo carino! Cioè, che dato che lui gioca alla Xbox, a FIFA con gli amici, ogni volta c'ha sto joystick volante ovunque nella stanza, invece questo qua tu lo attacchi al muro e si va ad inserire il joystick dentro. In realtà avevo pensato di prendergliene due perché ne ha due di joystick, però ho detto vabbè, proviamo con uno, poi nel caso gliene prenderò un altro. Poi, penultimo regalino, questo qui che è uno spray per pulire la macchina. Lui da un anno ormai ha preso la macchina nuova ed è super fissato, la tiene veramente come se fosse un gioiellino, e quindi spray per pulire l'auto e profumarla. C'è scritto che è facile da usare, si può utilizzare anche nelle parti interne dell'auto, pulisce a fondo e insomma disinfetta. Ma forse mi sa, sapete che in realtà ho preso il numero giusto di regali? No, in realtà ho preso il numero giusto di regali. Oddio, che scema, no, non ho sbagliato. Poi ho preso questo portachiavi che... Non voglio farvi leggere cosa c'è scritto perché è un po' imbarazzante, è una cosa un po' nostra, intima. E quindi vi farò vedere solo questa placchetta e qui c'è scritto I love you. Però dentro c'è una frase ben precisa che non vi farò leggere perché forse non mi sembra proprio il caso di farvela vedere qui. Poi qui dentro c'è un pigiamone di Pile che praticamente davanti è nero semplice di peluche, vedete, grigio scuro. E i pantaloni sono a quadri, fatti così. Anche questo mi sembra un bel regalo, un bel pigiamone caldo, quindi io direi di iniziare a scegliere come procedere. Primo sacchettino, allora iniziamo dal sacchettino numero 1, da cosa vogliamo iniziare? Sacchettino numero 1, direi, allora vediamo quante cose per l'Apple Watch abbiamo, perché comunque ne ho prese diverse. Quindi non voglio metterle troppo ravvicinate. Quindi prima cosa che voglio mettere, sapete cos'è? Il cinturino blu. Questo è il primo regalo che andrà a Sergio. Quindi Merry Christmas, eccolo qui. Prendiamo il bollino e scriviamo il numero 1. E ovviamente adesso metto tutto nella scatola. Il numero 2, dove andremo a mettere, passare una cazzatina dato che il giorno prima gli ho dato una cosa utile, e mettiamo il copri cambio per l'auto. Numero 2 è stato fatto. Il numero 3, stavolta cambiamo, prendiamo quello con la volpina e mettiamo portaplettri. E anche il numero 3 l'abbiamo fatto. E il porta AirTag. Quindi questo sarà il nostro numero 4. 4. Numero 5. Andiamo a scegliere, direi, il profumatore per l'auto. Non ho mai creato un calendario per l'avvento personalizzato. È stato un parto veramente cercare tutte queste cose, e poi soprattutto tutte cose carine e sensate. Numero 6. Io direi di andare con portachiavi. Numero 7, mettiamo questo qui, che appunto è quello per l'Apple Watch. Tadan! Andiamo con l'ottavo, qui che è il nebulizzatore, che è comunque una cosa carina, sperando che ci entri. Ci entra molto male, non ci entra. Bruttissimo questo pacco. Questo è il numero 8. Il nebulizzatore, quello lì per il caldo. Numero 9, direi di metterci questo qui, che è il portafoglino. Dove la trova una fidanzata come me? Oggettivamente, dove la trova una come me? 9, 10, 10, 10, mettiamoci la cioccolata. Numero 11, il portapassaporto. Tadan! Cosa ci mettiamo al 12, ragazze? Cosa ci mettiamo? Io direi forse questo qui per le convulse. Sì, dai, mettiamoci questo qui. No, anzi, non voglio metterci questo, voglio metterci la chiavetta USB a forma di chitarra. 12. Numero 13, i patch per gli occhi. Beh dai, giusto due ne abbiamo di ultime cose per l'Apple Watch. Mettiamo questo qui che è il portacavo. Andiamo al numero 15, dove mettiamo questo qui che è il porta joystick, che sono sicuro che vi piacerà tanto. I pacchettini saranno brutti e fatti male, ma l'importante è il pensiero. Sto facendo proprio la cavola, anche perché dico la verità, devo andare a studiare.
E fa tutto start attack, mi sta impiegando un po' troppo tempo. Quindi andiamo di 15, 16 io direi di metterci. 16, mettiamoci il tatuaggio, dai, comunque una... questo non c'entra però. 16 per il tatuaggio, lo metto così perché purtroppo non entra. Andiamo con questo qui per il torcicollo. Fissiamo giusto un pezzettino di scotch, la scatolina altrimenti mi scappa dal cartoncino. Questo cos'era? 17. Olè, 18 la cover per il telefono. Ci avviciniamo alla fine, quindi devi mettere l'ultima cosa piccola qui dentro, perché poi abbiamo tutti i regalini grandi. Poi il 20 gli devo dare il mio regalo, quindi ma in realtà mi sa che devo per forza fare così, cioè gli do due sorprese, non c'è niente da fare. Questo gli mettiamo un 20 per lo sterilizzatore degli occhiali. 21 ci mettiamo questo qui, che non entrerà mai. Al 22 ci mettiamo la cintura. Okay. Al 23 ci mettiamo il pigiama. 24 ci mettiamo il felpone, secondo me, no? Dai, posso dire, sono molto ma molto soddisfatta. Voi cosa ne pensate? Come sono andata? Vi è piaciuto come ho organizzato questo calendario dell'avvento? Fatemelo sapere, perché sono ovviamente super super curiosa di sapere cosa ne pensate anche voi. Come detto, trovate tutte le cose su Shein. Questo è il mio calendario dell'avvento, con anche appunto questi due che sono fuori dalla scatola. Vi mando un grande bacio, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere anche se voi avete organizzato un calendario dell'avvento per il vostro fidanzato, sono tutte orecchie, e se avete altre idee datemele comunque in ogni caso nei commenti. Vi mando un grande bacio, grazie per la compagnia, sono super felice di aver registrato questo video. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti, seguitemi su tutti i social che trovate giù in info box, e noi ci vediamo presto con altrettanti contenuti.